Questo piatto celebra l'Italia da nord a sud e non solo per i colori. Siete curiosi? Seguiteci! Sigla! Terra di confine, terra di contrasti, il Friuli Venezia Giulia è la regione situata all'estremo nord-est d'Italia. Il suo territorio va dalle Dolomiti all'Adriatico, offrendo a chi la visita scenari diversi e tutti di una bellezza straziante. Natura, ma anche storia e cultura. Trieste, il capoluogo, è un gioiello dell'atmosfera mitteleuropea. Aquileia, patrimonio dell'umanità sotto tutela dell'UNESCO, una delle città romane meglio conservate. Bentornati a Gustibus. Come la copertina vi ha anticipato, la nostra puntata di oggi parte dal Friuli Venezia Giulia, una regione bellissima ma un po' misconosciuta, nonostante tutte le sue ricchezze. E non mi riferisco solo alle bellezze paesaggistiche, ma anche alla cultura originale e variegata, frutto di contaminazioni, essendo questa terra stretta tra due realtà etnico-linguistiche diverse, quella germanica e quella slava. La gastronomia di questa regione si basa su ricette semplici e sulla genuinità dei suoi ingredienti. E noi tra questi ne abbiamo scelto uno di eccezionale qualità. È il formaggio Montasio DOP. Con oltre 450 formaggi tradizionali censiti dalle regioni, a cui si aggiungono quelli a denominazione riconosciuti dall'Unione Europea, che sono più di 40, l'Italia è il paese dei formaggi. E se è vero che ogni regione ha i suoi o il suo, quello del Friuli è senza dubbio il Montasio. Questo formaggio alpino a pasta cotta di consistenza medio-dura prende il nome dall'omonimo massiccio ed è prodotto in quattro varianti. C'è quello fresco, pronto in 60 giorni, il mezzano stagionato in 4 mesi, lo stagionato che ha bisogno di 10 mesi e per finire lo stravecchio con oltre un anno e mezzo di stagionatura. Il primo ha un sapore morbido e delicato che ricorda il latte con cui viene prodotto. Il mezzano ha un gusto più deciso e pieno. Lo stagionato e lo stravecchio sono invece particolarmente aromatici. Hanno un gusto forte e deciso, con leggera piccantezza. La pasta del Montasio presenta una caratteristica occhiatura che risulta essere omogenea su tutta la sezione, con occhi di piccola grandezza regolari e lucidi all'interno. A vigilare sulla produzione di questo formaggio tutelato dal marchio DOP dal 1996 c'è un consorzio che raggruppa 61 soci, 43 stabilimenti di produzione, 18 aziende di stagionatura e un'associazione di produttori di latte. E sì, perché proprio il latte, la materia prima con il quale si produce ogni formaggio, in questo caso ha qualità straordinarie, tanto da essere utilizzato crudo e trasformato con tecniche morbide che non causano sconvolgimento alla flora microbica e batterica originale, che è alla base del processo di fermentazione. L'obiettivo principale dell'intero processo di produzione è quello di conservare le caratteristiche originarie del latte fresco, sfruttando appieno le sue caratteristiche organolettiche. Oltre ad essere un ottimo formaggio, il Montasio è un ingrediente eccezionalmente versatile in cucina e sempre più spesso trova spazio nelle ricette di grandi chef, oltre ad essere alla base della preparazione di diversi piatti tipici, come il frico, una deliziosa specialità carnica, in cui il Montasio si accompagna a patate, cipolla e burro. Montasio DOP fa parte della grande famiglia dei formaggi alpini, che nati all'inizio del millennio erano un modo per immagazzinare un prodotto facilmente deperibile come il latte, che è la base della dieta di montagna. Furono i monaci benedettini i primi, intorno al 1200, a produrre questo formaggio, che poi si diffuse in tutte le vallate della Carnia e nella pianura friulano-veneta. Da allora le cose sono cambiate un bel po'. E ogni anno se ne producono all'incirca 920.000 forme e una di queste sta per essere messa nelle mani di un grande chef. Signore e signori, Daniel Cavuoto. Da
Daniel Cavuoto, classe 83, dopo aver iniziato la carriera in Italia all'età di 19 anni, parte e lavora in cucine di prestigio, passando per la Spagna, la Francia e l'Inghilterra. Ex allievo di Pierre Gagnaire, Daniel decide di ritornare in Italia, nella sua città natale, Roma. Oggi è lo chef del ristorante L'Asiatique, dove propone una cucina asiatico fusion, con influenze italiane e francesi. Benvenuto Daniel. Buongiorno. Noi di Gustibus nutriamo una particolare simpatia per chi riesce a far dialogare insieme due culture diverse ed è un po' quello che fai tu in cucina con questo nuovo progetto. Ricordiamo che sei chef del ristorante L'Asiatique. Sì, esattamente, all'Asiatique. Lì proponiamo una cucina di culture diverse che appunto concerne tutte le esperienze lavorative che ho avuto nella mia vita. Ecco, hai fatto diversi viaggi, ma qual è stato il viaggio all'estero che ha inciso di più nella tua vita e che ha formato così l'identikit di chef? Ma diciamo che è stato il percorso tra Francia ed Inghilterra che mi ha formato più di tutti, dove veramente mi ha formato come chef. Beh, sulla Francia lo posso immaginare, ma per quanto riguarda l'Inghilterra c'è stato un prodotto particolare o magari il luogo? Ma l'Inghilterra mi ha formato perché ho lavorato per Pierre Gagnaire per diversi anni e è stata una bellissima esperienza. Dura soprattutto. Però ne basta la pena. Ne basta la pena, sì. Ok, sono molto curiosa di scoprire qual è la ricetta che ci hai portato oggi e che cosa preparerai con il nostro Montasio DOP. Prepareremo fagottini ripieni di amatriciana e Montasio, emulsione a burro e limone e pomodorini al miele. Ma è un accostamento inedito, no? Il formaggio alpino con l'amatriciana, per cui sono molto curiosa. Diamo gli ingredienti per 4 persone, partiamo! Per la pasta occorrono 2 uova, 200 g di farina. Per il ripieno, 1,5 kg di passati pomodoro, 350 g di montasio grattugiato semi-stagionato, 250 g di burrata, 200 g di guanciale, 6 fette di pane a cassetta, 4 foglie di gelatina, mezzo bicchiere di vino bianco e olio extravergine d'oliva quanto basta. Per la crema di parmigiano, per l'emulsione e per le finiture, 500 ml di panna fresca, 150 g di parmigiano grattugiato, 200 g di burro, 2 foglie di basilico, un limone grattugiato a vivo, un bicchiere d'acqua, 8 pomodorini pachino e 300 g di miele. Beh, certo, mai avrei pensato che limone e basilico potessero essere accostati alla matriciana, quindi sono molto curiosa di vedere in che modo. Da dove si comincia con questa preparazione, Daniel? Iniziamo dall'impasto. In questo caso metteremo le uova in planetaria, leggermente sbattute, mettiamo la farina e impastiamo. Una volta che l'impasto risulti bene omogeneo, lo impellicoliamo e lo mettiamo a riposare in frigo. Ok, scusami se sorrido, ma dopo tutte queste puntate di Gustibus anch'io so fare la pasta. Andiamo avanti. Che cosa succede? Inizieremo con la fascia. Quindi prendiamo una casseruola, scaldiamo e aggiungiamo il guanciale tagliato. Una volta che il guanciale è ben dorato, aggiungiamo il vino bianco e sfumiamo. Una volta che è sfumato il vino, aggiungiamo il nostro pomodoro. Facciamo cuocere 10 minuti e aggiungiamo infine solamente un po' d'olio extravergine d'oliva crudo. Benissimo, e nel frattempo noi attendiamo questi 10 minuti e approfittiamo per lanciare il nostro prossimo servizio che riguarda un'altra eccellenza di questa regione. È il prosciutto San Daniele, una vera e propria star della gastronomia italiana, che come tale è in tournée. Prima tappa, Milano. San Daniele, un comune di 8.000 abitanti che produce 3 milioni di prosciutti e li celebra ogni anno in giugno con una manifestazione che coinvolge l'intero paese. Aria di San Daniele. Questa festa è cresciuta, è diventato un evento importante per la nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, è diventato un evento di grande traino turistico e promozionale per i prodotti, i vini e il territorio della nostra regione. Quest'anno cresce e esce dagli alvei territoriali, usciamo dall'ultimo weekend di giugno che tradizionalmente sono le giornate in cui si svolge l'area di festa e partiamo per un tour dove portiamo questi contenuti di buon vivere, di qualità, di tradizione, non solo nella nostra città ma fuori. Saremo a maggio a Milano per tutto il mese, a Verona nel mese di giugno, a Firenze nel mese di luglio. Poi faremo la parte centro-sud, settembre Roma, chiuderemo in ottobre a Bari nel Salento, proprio per portare un pezzo di San Daniele, della sua città, del suo territorio, in giro per l'Italia.
Sappiamo in questi anni l'aperitivo è un attimo di aggregazione, di convivio, dello stare insieme bene tra le persone, quindi inseriamo il prosciutto di San Daniele come uno dei prodotti dell'aperitivo. Ha le stesse caratteristiche, stimola le endorfine, crea socialità, crea benessere, quindi ci inseriamo in questo filone, battendo queste regioni e coinvolgendo i locali più di tendenza, più di moda, nei quali appunto all'ora dell'aperitivo si potrà bere ma mangiare anche un San Daniele. La caratteristica sarà che lo proporremo tagliato a mano, proprio per consentire a chi effettua il taglio di raccontare il prodotto e di far concepire meglio alle persone quelli che sono gli elementi di naturalità, di genuinità e di italianità che è questo prodotto italiano. Non dimentichiamo che questo è assolutamente 100% italiano, perché i maiali sono nati, allevati e macellati in Italia, e il prosciutto si può trasformare solo in comune di San Daniele del Friuli, e oltre a trovarsi in una zona bellissima d'Italia che consigliamo sempre di visitare, è un territorio molto limitato, perché in 13 km di diametro ci sono tutti i 31 e gli unici produttori del prosciutto di San Daniele. Il nostro prodotto è fatto in un ambiente molto ristretto, sono una trentina di aziende, però questo è anche un vantaggio, perché la qualità è molto concentrata e molti sono dedicati esclusivamente nel paese stesso alla produzione del prosciutto. I friulani sono silenziosi, sono seri e si sono dedicati molto al prodotto in sé, e in parte anche dovuto all'ambiente, perché San Daniele è un paesino collinare circondato dalle Alpi Carniche, quindi c'è un microclima che è favorevole allo sviluppo di questo prodotto. Un prosciutto eccezionale in cui dolcezza e sapidità si bilanciano perfettamente e si fondono con sentori di campagna, note di frutta secca, malto d'orzo e crosta di pane, per portare in tavola l'anima più genuina del Friuli Venezia Giulia. Che buono il San Daniele! Anzi, devo ricordarvi una cosa molto importante: dal 23 al 25 giugno, proprio a San Daniele, in Friuli, ci sarà una grande festa dedicata a questo fantastico prosciutto, per cui prendete nota. Daniel, veniamo a noi, nella nostra ricetta. Abbiamo preparato la salsa e sono curiosa di vedere come si trasformerà in farcia, per cui come procediamo? Ti accontento subito. Prenderemo la nostra matriciana e aggiungeremo il formaggio. Iniziamo dalla burrata e poi il montasio. Una volta fatto questo, aggiungiamo la gelatina precedentemente idratata. Aggiungiamo il pane, mescoliamo con l'aiuto di una frusta e abbiamo la nostra farcia pronta. Allora, se non erro, abbiamo pensato alla pasta, l'abbiamo preparata, poi alla farcia, e adesso tocca ai fagottini? La crema di parmigiano. È vero. Quindi metteremo una casseruola a scaldare, aggiungeremo la nostra panna, dopodiché una volta che arriva a bollore aggiungeremo a pioggia il nostro parmigiano. Una volta fatto questo, frulliamo il tutto e la crema è pronta. Molto bene, Daniel, sai che io amo i formaggi, per cui un piatto che ne presenta tre vince su tutto. Quindi adesso come andiamo avanti? Andiamo avanti preparando i nostri pomodorini al miele. Quindi incideremo sull'estremità i pomodorini a X con l'aiuto di un coltello. Dopodiché li metteremo in acqua bollente per qualche istante e poi li raffreddiamo in acqua e ghiaccio. Questo per preservare sia il colore che la cottura. Quindi giusto un tuffetto, come le signore delle spa che prima fanno la sauna e poi si immergono nell'acqua gelata. Sì, più o meno. Va bene, andiamo avanti. A questo punto scoliamo i nostri pomodorini, li sbucciamo, aggiungiamo un cucchiaio di miele e li mettiamo in forno a 60 gradi per un paio di ore, giusto per essiccarli. Daniele, mentre aspettiamo che i nostri pomodorini si essicchino, ne approfittiamo per guardare il nostro prossimo servizio. Vediamo dove ci porta il nostro viaggio alla scoperta dei sapori italiani. Siamo a Milano, indiscussa capitale italiana della comunicazione, la città perfetta per mettere in vetrina novità e tendenze. Proprio qui, all'inizio di maggio, si è svolta la Food Week, che quest'anno ha visto una partecipazione importante dei salumi italiani, grazie al progetto Salumiamo, nato dalla sinergia tra l'Istituto di Valorizzazione dei Salumi Italiani e l'Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi. Beh, un progetto che ormai ha una storia molto lunga, sono circa 10 anni,
È iniziato soprattutto avendo come riferimento il territorio nazionale, quindi alcune città italiane. Poi gradualmente si è espanso sia in Europa, sia anche in America, sia in Giappone, sia in Corea. Il ruolo di questo momento particolare, per cui questa manifestazione, questo evento, questa particolare forma di evento, è perché ci aiuta a far conoscere dal vivo meglio i nostri prodotti, ma soprattutto come questi prodotti possono essere anche degustati attraverso soluzioni di ricette diverse. Protagonista dell'evento, il re dei panini, ovvero lo chef Daniele Reponi. Abbiamo fatto una serie di abbinamenti, lavorando con le DOP, le IGP di salumi di tutta Italia, e cercando di divertirci un po' con i salumi. E questo per dare al salume, che è veramente molto tradizionale come prodotto, una veste un po' moderna, una veste fresca, di modo da poterla consumare sia con frutta, con verdura, con formaggi, con fetture. Ci vogliamo divertire col salume. Un successo quello dei nostri salumi, che non può certo essere ignorato se si considera che l'intero comparto nel 2016 ha battuto ogni record di esportazione, facendo registrare un più 6,3% in termini di quantità esportata e un più 4,8% in valore. Noi ci spieghiamo questo successo, siamo orgogliosi dei nostri prodotti, riteniamo che siano prodotti peculiari che facciamo solo noi, si fanno solo in Italia, i salumi italiani sono appunto italiani e non abbiamo nessun timore di imitazione per quello che riguarda la qualità da altri paesi, e quindi il nostro lavoro è questo, di poter far conoscere le eccellenze che produciamo in tutto il mondo. Non ci fermiamo alla tradizione, ma lavoriamo anche per migliorare le qualità dei nostri prodotti, parlo delle caratteristiche nutrizionali in particolare, l'industria sta lavorando ormai da diversi anni per uniformare le caratteristiche a quelli che sono i trend dei consumi e le richieste dei nutrizionisti, per dare un prodotto sempre più utilizzabile, salutare e nel contempo di grande valore anche donistico. I salumi sono fortemente dimagriti, sia per quanto riguarda le quantità di grasso oggi contenuti nei nostri prodotti, sia per quanto riguarda ad esempio anche tutti gli attivanti di conservazione, quindi nitriti e nitrati sono oggi a livelli molto ma molto bassi, e soprattutto tutto questo è stato fatto senza mai snaturare il nucleo fondamentale del nostro prodotto, cioè senza mai far perdere l'identità stessa che il prodotto aveva dalla storia, dalle origini, dalla tradizione. Bentornati nella nostra cucina, siamo in compagnia dello chef Daniel Cavuoto, che ci sta preparando questi fagottini ripieni di Montasio DOP del Friuli Venezia Giulia, che è l'ingrediente principale per la ricetta di oggi, a Gustibus, con amatriciana, emulsione di burro, basilico al limone, crema di parmigiano, pomodorini al miele. Nella prima parte della puntata abbiamo preparato la pasta, poi la farcia, ci siamo occupati dei pomodorini al miele e della crema di parmigiano. E adesso? Iniziamo con i nostri fagottini. Stendiamo la pasta, con l'aiuto di un coppa pasta facciamo dei cerchi, uh-huh, e con l'aiuto di un sac à poche riempiamo una noce di farcia all'interno. Chiudiamo a triangolo e i fagottini nostri sono pronti. Perfetto, e mentre i nostri ragazzi dell'Italian Chef Academy nelle nostre spalle seguono le tue indicazioni a pennello e chiudono questi fagottini, sono tutti intenti a chiuderli, io ne approfitto per elencare quelli che sono i valori nutrizionali del nostro ingrediente, il Montasio DOP. Ogni 100 grammi di formaggio Montasio DOP apportano all'organismo 418 calorie e contengono 28 grammi di proteine, 33 grammi di grassi, 850 mg di calcio, 620 mg di fosforo e poi le vitamine A, B ed E. Quindi è un formaggio ad alto valore nutritivo, oltre che buono. Certo, con queste premesse, Daniel, mi viene da pensare che il tuo piatto sarà molto buono, ma non adatto alla dieta dimagrante. Ma perché tu sei a dieta? Io no. Beh, la prova costume è alle porte, quindi ci siamo quasi. Vabbè, ma andiamo avanti, anche perché siamo addirittura d'arrivo. Prima di iniziare a cuocere i nostri fagottini, inizieremo a fare la nostra emulsione al burro. Quindi prenderemo una padella, uh-huh, aggiungeremo del burro, dell'acqua e del basilico e cuoceremo la salsa per circa 2-3 minuti, finché non si emulsiona. Benissimo, e prima di tuffare i nostri fagottini nell'acqua bollente abbiamo il tempo di guardare insieme Daniel
il nostro prossimo ed ultimo servizio. Già in passato ci siamo occupati di cibo industriale di alta qualità. Molti di noi non hanno il tempo di cucinare grandi piatti, ma nessuno vuole rinunciare al gusto e alla qualità. Oggi vi raccontiamo come Amadori, una delle più grandi aziende alimentari italiane, viene incontro ai bisogni di tutti noi. Oggi il consumatore è molto cambiato, si va sempre alla maggior richiesta di benessere e quindi qualità del prodotto, attenzione, e si va sempre più su una componente importante di servizio per dare al consumatore la possibilità di risparmiare tempo, di avere una facilità in cucina, ma che non debba privare questa la fantasia, l'autogratificazione della donna e oggi sempre più anche l'uomo che vogliono cucinare e preparare piatti. E in questo contesto qual è la strategia di Amadori? Nelle analisi, negli studi del consumatore alla ricerca di una maggiore qualità, di un maggiore benessere, in questi tavoli di lavoro, di progetto, Francesco Amadori mi ha quasi confessato di nascosto il suo sogno, quello di portare sulle tavole degli italiani il pollo del contadino, il pollo di una volta. E per far questo abbiamo iniziato anni fa un percorso alla ricerca di disponibilità, di spazi, di allevamenti all'aperto che possano far realizzare questo sogno. Abbiamo scelto una razza più rustica e questo conferisce al prodotto finito delle caratteristiche importanti riscontrate dal consumatore, di gusto e di profumo molto più delicato, molto più gradevole, di una carne più soda, prelibata, consistente e praticamente di una resa in cottura importante. Questo però anche sotto un aspetto, voglio sottolineare, di sostenibilità economica. La capacità che deve avere una grande industria è quella di saper contemplare la migliore offerta qualitativa a un prezzo sostenibile per la maggior parte dei consumatori. Il nostro campese, pollo allevato all'aperto senza uso di antibiotici, è oggi disponibile in una gamma di prodotti confezionati che vogliono assolutamente soddisfare i requisiti e i bisogni di servizio del consumatore. Confezioni con due cosce piuttosto che fettine di petto di pollo sottile o tagliata, o hamburger o addirittura carne macinata che può essere cotta e spadellata in 2 minuti e molto gradita dai bambini. Siamo molto forti, abbiamo una quota molto alta nell'offerta degli elaborati crudi, che sarebbe sempre carne fresca, però più pronta per l'uso. Parliamo di hamburger, polpette, salsicce crude e quindi personalizzabili in cottura, spadellabili, ma pronte in solo 5, 10, 15 minuti, e molto buone, molto gustose e, ricordo ancora, molto leggere. Per andare ancora più incontro alle esigenze di risparmio di tempo e di facilità di preparazione, la gamma si completa con i cotti. Gli impanati cotti, per esempio, e i nostri nell'ottica della migliore qualità sono proposti solo con carne macinata di petto di pollo, di coscia di pollo, senza glutammato, con una panatura croccante e piacevole, incorporano esattamente questo bisogno di servizio. La gamma continua poi con le tagliate, le ali cotte sono più sfiziose, la tagliata di petto è più leggera, gli straccetti di sovracoscia possono essere più aromatizzati e piacevoli, ma diamo la possibilità ai consumatori di mangiare i nostri prodotti in qualsiasi occasione di consumo e di modalità. Daniel, dimmi la verità, anche a voi cuochi capita di non aver tempo o voglia di cucinare grandi piatti a casa quando siete tra voi? Assolutamente no, né tempo né voglia, sempre fuori infatti mangio, nel mio giorno di riposo. Va bene, allora mancano gli ultimi passaggi, vero? Siamo quasi addirittura d'arrivo. Sì, scoliamo i nostri fagottini, li mettiamo nella padella dove precedentemente abbiamo emulsionato il nostro burro con il basilico e all'ultimo momento appunto grattugiamo a vivo il limone. Ok, i ragazzi dell'Italian Chef Academy alle nostre spalle stanno seguendo le tue istruzioni veramente nel dettaglio e sono molto curiosa di vedere come monterai questo piatto insieme a loro. Tutto questo accadrà tra pochissimo, pazientate qualche istante perché c'è un piccolo break pubblicitario, ma noi vi aspettiamo qui a Gustibus, vero Daniel? Vero. Bentornati.
Bentornati a Gustibus. Durante la pubblicità il nostro chef Daniel Cavuoto si è allontanato e ha raggiunto i ragazzi dell'Italian Chef Academy per impiattare personalmente i suoi fagottini ripieni di Montasio DOP, amatriciana con emulsione di burro al limone e basilico e pomodorini al miele. Andiamo a curiosare. Ragazzi, Daniel, abbiamo assistito in silenzio tutti insieme ad una vera e propria liturgia, l'impiattamento, ed ecco qua, un piatto meraviglioso, come hai fatto? Esatto, abbiamo messo i nostri fagottini da matriciana e Montasio al centro del piatto, abbiamo aggiunto la nostra emulsione di burro, basilico e limone, in un secondo momento abbiamo messo appunto la nostra crema di parmigiano ed infine abbiamo finito con pomodorini, basilico e pepe. Tra l'altro tu viaggi tantissimo all'estero, vivi di contaminazioni in cucina, però questo piatto propone dei colori italiani. C'è qualcosa, qualcuno che ti ha ispirato per questa ricetta? Sicuramente la famiglia, perché era di abitudine appunto fare questo piatto in famiglia alla matriciana. E io l'ho interpretata con il Montasio. Ok, e a chi lo dedichiamo? A mio nonno, che lo faceva sempre. Ok, capo stipite. Esattamente. E siamo giunti ai saluti finali, ma prima devo dirvi una cosa a cui tengo particolarmente. Durante la puntata del 30 aprile, nella scheda di presentazione dello chef Antonio Magliulo, abbiamo utilizzato delle foto di una blogger che in quell'occasione, ahimè, chiedo venia, non è stata ringraziata. Non l'ho ringraziata, lo faccio adesso, colgo questo momento per farlo, perché non solo rispetto il suo lavoro, ma perché credo che sia molto brava. Seguitela, lei si chiama Gabriella Pravato ed il suo blog è Dulcis. Bene, invece se avete perso qualche passaggio di questa preparazione della nostra ricetta Tornando a Noi e di tutte le altre dell'edizione nuova di Gustibus di quest'anno, non dovete far altro che consultare il nostro sito www.la7.it/gustibus. Io ringrazio come sempre i ragazzi dell'Italian Chef Academy di Roma che hanno cucinato per noi, ovvero Elia e, no, Elio, perché dico Elia non si sa, e Gianluca, e naturalmente il nostro chef Daniel Cavuoto che ci ha fatto dono di questa meravigliosa ricetta. E allora vi ringrazio, vi do appuntamento tra 7 giorni sempre sulla 7 con Gustibus, e prima di dirvi buon appetito vi lascio con le immagini della prossima puntata, però lo diciamo adesso. Buon appetito a tutti, ciao. È una delle aree più incontaminate del nostro paese, un esempio di equilibrio perfetto tra uomo e natura. È la Maremma Toscana, una terra virtuosa a cui non manca nulla. Quasi 40.000 ettari di aree protette tra mare e campagna, borghi antichi, necropoli etrusche, fonti termali e una tradizione enogastronomica che affonda le sue radici in tempi antichissimi, basata su ingredienti semplici ma di altissima qualità. Da qui partirà la nostra prossima puntata. Ci vediamo tra 7 giorni.